nel corso, intanto ci fanno rivedere l'ultimo punto, ecco la palla steccata forse ha messo un po' in difficoltà Becker, che probabilmente ha controllato se la palla fosse in effetti buona oppure no. Adesso è difficile stabilirlo dal monitor, in ogni caso Sampras comunque continua a martellare con il proprio servizio. 15-0. Dicevo di un Becker che pure è riuscito a togliere due volte il servizio a Sampras nel secondo set, mentre nel primo non ci sono stati break. Sampras non vuole essere da meno, commette doppio fallo anche lui, ma ce ne sono solo due i doppi falli di Sampras contro i 10 di Becker. E intanto Becker continua a parlare, qui ogni tanto sovrimpressione, tra tuffi e football, National Football League, San Francisco 49ers. Del quarterback Montana. Ritorniamo al tennis, è fuori la prima palla di servizio di Sampras ed è fuori anche la risposta di Becker, 30-15. Un Becker in grande difficoltà con la tensione delle corde, non capiamo bene. Can you get back? It's all right. Sampras continua a mantenere enorme pressione con la battuta a disposizione sul suo avversario. Due soli doppi falli, 9 ace di Sampras e un numero piuttosto alto di servizi vincenti. Eccolo qua un altro servizio vincente con il quale Pete Sampras tiene il servizio e passa a condurre 4-1 nel terzo e decisivo set. Dotato di $1,000,000 di montepremi, Boris Becker è anche ovviamente testa in serie numero 1 in questo torneo. Pete Sampras testa di serie numero 5 all'inizio, alla compilazione del seeding. Davanti a lui Jim Courier, André Agassi, il francese Guy Forget, dopo di lui David Wheaton, Emilio Sanchez e il sovietico Andrei Cherkasov. Un torneo con una con un cast di partecipazione molto importante che ha comunque una finale di grandissimo valore tra il numero uno del mondo e il vincitore dell'Open degli Stati Uniti 1990. Persistono i problemi al servizio di Becker. Per la verità Becker nel corso della seconda partita, dopo aver ceduto la battuta, è sempre servito con una certa efficacia. Solamente nell'ultimo gioco ha dovuto salvare 4 palle break, per il resto, prima di chiudere il set, dicevo, per il resto aveva sempre servito con una certa efficacia. In questo terzo set Becker ha addirittura commesso 3 doppi falli nello stesso gioco, concedendo un facile break all'avversario. 15 pari, funziona in questa occasione il servizio di Becker. Guarda, continua a parlottare, dopo oltre 2 ore di gioco la concentrazione dovrebbe averla trovata. Completamente sbagliato il diritto di Becker, 15-30, Becker un po' in difficoltà in questo momento,
Ecco qui le percentuali, 61% di Sampras, 51% la percentuale di prima palla, è sensibile quella di Sampras, 61%, e Sampras chiede moltissimo dal proprio servizio. Quindi può incorrere in errori, oltre il 60% tirando quasi sempre la prima, è una percentuale piuttosto buona. Viceversa Becker, che non sempre forza la prima proprio perché in questo frangente è in difficoltà con la coordinazione nella battuta, ha comunque una percentuale più bassa, intorno al 50%, dicevamo. Eccolo qui Sampras che gioca uno splendido passante di rovescio incrociato, si procura due palle break, 15-40, servizio Becker, un po' corto per la verità l'attacco di Becker, e tra l'altro Becker è venuto avanti un po' troppo da lontano, praticamente dalla linea di fondo, e quindi il tempo a sua disposizione per cercare un buon piazzamento a rete era piuttosto scarso. Successo questa volta lo slice esterno di Becker ed è il l'ace numero 8 da parte di Becker. 30-40, annulla nel migliore dei modi la prima palla break a disposizione di Sampras, il tedesco. Becker annulla la seconda palla break, 40 pari. Qualche errore di troppo, ma tennis di alto livello, bisogna considerare anche le condizioni in cui si gioca. Fa molto caldo a Indianapolis, non siamo nella condizione delle killer waves, cioè delle onde assassine, però sicuramente sul centrale di cemento dello Sport Center di Indianapolis ci devono essere parecchi gradi. Sotterra la volée di diritto Becker, un pochino in ritardo contro la discreta risposta di Sampras. Terza palla break, che è quasi un match point a favore dello statunitense. Sampras è in vantaggio per 4-1, 4-1 leggero, maturato con un solo break a suo favore. Di Becker sistema le cose, è contento di aver trovato il servizio, per la verità meglio tardi che mai. Il nono ace pareggia il conto degli ace Becker, che è sempre simpatico come atteggiamento sul campo, nonostante abbia queste grida isteriche, è comunque sempre simpatico, sembra un monello al quale sia stato tolto qualche cosa. Parità. Becker è un ragazzo educatissimo, fuori dal campo e di una gentilezza straordinaria. Ecco qui, con una buona posizione di rete, Becker ottiene il vantaggio per tenere il servizio. Ancora numeri, gli americani non perdono tempo, non occupano tutti gli spazi vuoti tra un punto e l'altro. Becker ha convertito 2 palle break su 7, Sampras solo una su 14, però è una importante perché Sampras è in vantaggio di un break nel terzo e decisivo set. E ancora il servizio di Becker, 3 ace in questo gioco, ace numero 10 in totale. Becker tiene alla fine il servizio dopo aver salvato 3 palle break. Pete Sampras comunque in vantaggio per 4-2.
nella terza e decisiva partita